Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questa sera è un video flash subito per dirvi che il Pisa Sporting Club è ufficiale, ha firmato l'intesa con Alexander Knaster. Bene, e rimangono in mano al, diciamo così, ai Corrado il 25%, mentre a Alexander Knaster rimangono, acquisisce il 75% delle quote societarie. Bene, andiamo a leggere subito il comunicato del Pisa Sporting Club, che io sono riuscito a farmi strapolare, e poi leggerete in grassetto, o meglio, vediamo in grassetto quello che è successo oggi. Allora, il Pisa Sporting Club comunica la formalizzazione in data odierna del trasferimento del 75% delle quote societarie e quindi dell'attuale quota di maggioranza delle famiglie Ricci e Paletti a Alexander Knaster. Il restante 25% resterà di proprietà della Magico SRL, detenuta dalla famiglia Corrado come simbolo di continuità e come testimonianza della validità del progetto societario e sportivo avviato. Tale operazione conferisce al Pisa Sporting Club un peculiare connotato di internazionalità e un'eccezionale spinta verso la crescita, l'ambizione e l'avanzamento di tutto il sodalizio. Il Pisa Sporting Club, nel dare il benvenuto a Alexander Knaster, intende ringraziare Enzo Ricci e Mirko Paletti per il contributo umano, professionale ed economico garantito in questi anni, fondamentale input per il percorso intrapreso dalla società e per le importanti e significative soddisfazioni sportive già vissute. E poi via via il resto. Bene, io ragazzi, per questo video, l'avevo detto, era nell'area, era vicino alla firma e così è stato. Bene, questo è il comunicato ufficiale del Pisa Sporting Club, benissimo, datato 20 gennaio 2021. Io, come ho avuto la possibilità, sto facendo questo video per mettervi a conoscenza della cosa. Io sono fondamentalmente contento e soddisfatto in tutte le parti di quello che è avvenuto e ringrazio infinitamente Ricci e Paletti del contributo, ripeto, dato a questa società che hanno preso per mano insieme al Corrado, i quali rimarranno per una quota parte del 25% e hanno portato il Pisa a questo, a questa grande, grande rivoluzione e in tutto e per tutto. Va bene, basta così. Io volevo mettervi subito a conoscenza di questo, l'ho fatto nel più breve tempo possibile e lavoro a parte, eccetera eccetera. Allora, per quanto riguarda lo stadio, per quanto riguarda calciomercato, faremo poi un video, poi io penso di avere qua degli ospiti per meglio mettervi a conoscenza la cosa. Ragazzi, che dire più, se vi è piaciuto questo video, pollice su, è un flash video, mi raccomando, condividete il video sui social, amici, parenti, insomma tutti quelli che conoscete e che potete avvisare. Bene, io per questo video è tutto. Vi ricordo una cosa, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Questo è un canale che è a fianco al Pisa, sempre e comunque. Ricordatevi una cosa, ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. Ragazzi, alla prossima!